Confortatevi poi, brava signora, confortatevi, poiché la mano del Signore a sorreggervi non si è abbreviata. Oh sì, Egli è il Padre di tutti, ma in modo singolarissimo Egli lo è per gli infelici, ed in modo assai più singolare lo è per voi che siete vedova e vedova madre. Sorelle e fratelli carissimi, pace e bene a tutti quanti voi e buona giornata. Oggi, 21 novembre, ascoltiamo un pensiero che Padre Pio ha affidato alla testimonianza di un autore che si chiamava Alberto Del Fante e che nel lontano 1950 ha pubblicato un volume intitolato Per la storia, Padre Pio da Pietrelcina. Padre Pio era ormai conosciutissimo, visitatissimo. In questo pensiero egli si prende cura di una signora rimasta vedova e rimasta anche con l'impegno di dover allevare dei figli. Padre Pio la vuole sostenere e consolare. Sentiamo come riesce a farlo. Confortatevi poi, brava signora, confortatevi, poiché la mano del Signore a sorreggervi non si è abbreviata. Oh sì, Egli è il Padre di tutti, ma in modo singolarissimo Egli lo è per gli infelici, ed in modo assai più singolare lo è per voi che siete vedova e vedova madre. Padre Pio sembra cogliere la realtà di questa situazione di lutto, una situazione di sofferenza. Se c'è una vedova madre, vuol dire che ci sono in giro dei figli rimasti orfani. Abbiamo oggi nella mente il versetto del Salmo che dice proprio che il Signore sostiene e consola l'orfano e la vedova. Dunque ha un atteggiamento di particolare premura verso coloro che, umanamente parlando, sono più poveri, che sono rimasti, cioè, in una condizione di maggiore solitudine. E il braccio del Signore, spiega Padre Pio, non si raccorcia mai. È un braccio onnipotente, è il braccio che libera il popolo di Israele, che separa le acque anche nel Mar Rosso per far passare questo popolo eletto, privilegiato, lungo un sentiero asciutto. E potremmo tutti quanti noi sperimentare questa stessa forza, questo stesso amore premuroso. Dice Padre Pio che Dio è il Padre di tutti. Noi forse a volte tendiamo a catalogare le persone in base alle regioni di appartenenza, in base alle nazioni di nascita, in base addirittura alle religioni che professerebbero. Se c'è un Dio che è padre di tutti, vuol dire che siamo tutti quanti davvero fratelli e sorelle, in cammino verso la stessa casa dove un giorno ci reincontreremo. E vogliamo allora oggi fare un atto di fede, professare questa stessa fraternità, un vincolo che ci unisce, come ci dice Padre Pio, ma come più concretamente è stato a noi insegnato da Gesù stesso, quando ci consegna la preghiera per eccellenza, che è quella del Padre nostro. Se abbiamo bisogno di rivolgere in poco tempo una preghiera gradita a Dio,
è sempre meglio farlo con queste parole che ci sono state consegnate nel giorno del nostro battesimo. Sono le parole del Padre Nostro che sono inserite dentro ogni celebrazione eucaristica, sono quelle che completano la preghiera ufficiale della Chiesa nel momento delle lodi oppure nel momento dei vespri. Sentire vicinanza, comunanza di spirito anche con persone che non abbiamo direttamente incontrato o conosciuto, ma che sono in cammino con noi. Vogliamo avvicinarci oggi anche a qualcuno che vive una condizione, una situazione di particolare debolezza. Padre Pio sa che probabilmente le donne affrontano meglio la vedovanza rispetto agli uomini, però non è sempre così. Ci impegniamo per rendere questo servizio a chi sappiamo ne dovesse avere bisogno, per essere ministre e ministri di vera consolazione. Shalom, pace a tutti quanti voi.